Amici carissimi, bentrovati ancora una volta in Piazza del Popolo. È il periodo clou della campagna elettorale. Ci avviciniamo ormai alla data fatidica in cui il popolo sarà chiamato a eleggere il presidente della Regione Puglia e ovviamente i consiglieri che andranno a comporre il consiglio regionale. Ormai sono tutti allerta per questa campagna elettorale che è molto importante per la nostra regione. Sappiamo che ci sono due candidati molto importanti, l'uscente Michele Emiliano che si è ricandidato e Raffaele Fitto che tra l'altro è stato già presidente della Regione Puglia. Poi vi è un elenco di ulteriori candidati, ma questa volta e in questa occasione abbiamo un ospite che abbiamo incluso in Piazza del Popolo, anche perché questa volta si tratta di Rino Pezzano, che è un nome forse non conosciuto a Manfredonia, ma da qualche giorno invece si parla proprio di lui, proprio perché è in tandem con una nostra concittadina, Lucia Trigiani. Rino Pezzano, ex vice sindaco del comune di Cerignola, già assessore provinciale, si è candidato, ha dato la propria disponibilità a candidarsi con la lista con Emiliano. E ha ottenuto a questo punto anche un battesimo molto molto importante, che è quello di un nostro concittadino che è stato già sindaco, Angelo Riccardi. Chi è Rino Pezzano? Anzitutto ben trovato, Bentrovati a voi e grazie per l'invito. Rino. Chi è Rino Pezzano? Rino Pezzano è un uomo del popolo. Rino Pezzano parte dal presupposto che la politica è passione, la politica è vicinanza rispetto a quelle che sono le problematiche dei cittadini. L'ho dimostrato quando ho amministrato la mia comunità. Io ho deciso di intraprendere questo percorso perché secondo me è un percorso che fa sì che la mia figura venga valorizzata, perché io in politica sono quello che sono nella vita, ossia una persona umile, una persona che si mette a disposizione di quelle che sono, diciamo, le problematiche della propria comunità e prova nel suo piccolo a dare il proprio contributo affinché una comunità possa crescere. Beh, benissimo, io apprezzo molto queste parole, anche perché Rino Pezzano è un uomo, un politico che è stato molto impegnato soprattutto nel sociale, è stato assessore al welfare, quindi conosce molto bene la problematica delle nuove povertà, conosce molto bene tutto quello che è purtroppo il retroterra sociale e culturale di questo territorio, territorio che sappiamo benissimo negli ultimi anni è stato falcidiato da una serie di episodi criminali, da una serie di episodi delittuosi, ma anche dalla perdita di tanti posti di lavoro, dai giovani che corrono via, vanno via dal territorio. Abbiamo detto in uno slogan di Rino Pezzano: non vogliamo più i nostri giovani che vadano via. Che significa questo tuo assunto? Significa che chi assume la responsabilità di amministrare una comunità si deve necessariamente far carico di quella che è la vicenda, secondo me, principe del contesto in cui viviamo, ossia la povertà che aumenta e i giovani che vanno via perché non trovano una collocazione lavorativa. Io durante la mia esperienza di amministratore ho provato a costruire i presupposti affinché chi vive un momento di difficoltà come questo trovi in quella che è l'istituzione locale un punto di riferimento. Infatti a Cerignola abbiamo istituito lo sportello del welfare all'interno del quale c'era il servizio di orientamento al lavoro. Io ho constatato, ho toccato con mano che spesso un curriculum fatto male o un colloquio fatto male
pregiudica un percorso lavorativo. Quindi bisogna partire da questo, bisogna partire dal fatto che il cittadino, e quindi colui che in determinato momento vive una difficoltà dal punto di vista lavorativo, debba vedere nelle istituzioni un punto di riferimento, che possa guidarlo verso quel percorso di avvicinamento. E le posso garantire che a Cerignola i numeri di quello che è lo sportello del welfare sono numeri importanti proprio dal punto di vista dell'inserimento lavorativo, perché un'istituzione locale sicuramente non può dare posti di lavoro, però può creare le opportunità affinché il distacco tra quello che è il disagio lavorativo e quelle che sono le opportunità di inserimento, diciamo, diminuisca, e quindi i giovani poi riacquistino fiducia innanzitutto nell'istituzione che li rappresenta e spesso possano far sì che si creino i presupposti per essere inseriti dal punto di vista lavorativo. Problema sanità, hai detto non vogliamo più ospedali che siano solo uno slogan, ma luoghi di cura aperti a tutti, accessibili a tutti e inclusivi soprattutto. L'inclusione secondo me è il tema principale su cui bisogna lavorare. Una comunità che viaggia a doppia velocità è una comunità che non fa progressi, una comunità che si porta dietro una zavorra che purtroppo rallenta il percorso di crescita. Io sono convinto che bisogna partire dalla situazione di disagio, dai contesti di disagio, e provare ad avvicinarli a quelli che sono i percorsi di crescita. La sanità negli ultimi anni, soprattutto in provincia di Foggia, ha lasciato a desiderare, gli errori sono stati fatti, sappiamo tutti che vengono da lontano, perché il piano di riordino è partito da colui che oggi si candida alla presidenza di questa regione, quindi Raffaele Fitto, dopodiché c'è stato un percorso che ci ha visto prima progredire da quel punto di vista, però negli ultimi anni abbiamo delle difficoltà e gli ospedali di Manfredonia e Cerignola parlano da soli. Ecco perché lo dicevo in un incontro fatto proprio quest'oggi, che secondo me il primo impegno che deve assumere un candidato al Consiglio regionale è proprio quello di creare una sanità migliore, una sanità che veda il cittadino protagonista, una sanità che veda nella persona il punto di riferimento, perché altrimenti non saremmo uno Stato onesto, non saremmo uno Stato giusto nei confronti dei nostri contribuenti. E secondo me da questo punto di vista il governo regionale può fare tanto, e forse negli ultimi anni c'è stato chi non se ne è occupato. Poi noi vogliamo addossare tutte le colpe a un presidente di regione quando un consiglio regionale è costituito da 50 consiglieri regionali. Io credo che la capitanata ne abbia avuti di consiglieri regionali che oggi parlano di quelle che sono le probabili soluzioni, però dimenticano che fanno i consiglieri regionali da 5 anni e i problemi sono sotto gli occhi di tutti. Ci sono, Rino, altre tematiche che verranno affrontate nel tuo programma? Io più che un programma prendo un impegno con i cittadini della Capitanata, partendo da un presupposto che quando ho ricoperto ruoli di responsabilità ho sempre provato a realizzare quello che ho raccontato in campagna elettorale. Io ritengo che un politico serio debba essere vicino ai propri concittadini non durante il momento elettorale, bensì dal giorno dopo, e debba farsi carico di quelle che sono le problematiche che riguardano la propria comunità. Io, come ho detto prima, credo che bisogna partire dalle politiche del welfare e quindi dalle politiche di inclusione, perché bisogna far crescere quell'area di disagio che oggi, diciamo, vive un momento particolare, però ci sono altre tematiche che riguardano la nostra provincia, una su tutti può essere quella riguardante la sanità, le politiche della salute, ma anche l'agricoltura e il tema delle infrastrutture, che purtroppo è abbandonato, diciamo, da tempo. Io in sintesi immagino dei consiglieri regionali che rappresentino realmente la provincia di Foggia, un territorio vasto che va dalla costa garganica all'entroterra dei Monti Dauni con il subappennino, basso tavoliere, l'alto tavoliere, insomma una realtà complessa che non può rimanere nelle mani di poche persone, ma debba vedere una squadra di consiglieri regionali che hanno a cuore il proprio territorio. Quindi tu immagini una regione più foggianocentrica che non baricentrica? Ma più che potremmo rischiare
rischiare di andare a finire di nuovo nel Salento, quindi diciamo rimaniamo a Bari, così le distanze sono più brevi, ma io immagino una provincia di Foggia al passo con le altre province della nostra regione. Io ritengo, come ho detto prima, che per far sì che cresca una regione debbano avere tutti lo stesso passo, e negli ultimi anni la provincia di Foggia è sicuramente rimasta indietro. Ascolta Rino, come si svolge la tua campagna elettorale? La mia campagna elettorale si svolge così come io intendo la politica, come dicevo prima, quotidianamente. Io parto dal presupposto che occorre vicinanza nei confronti dei cittadini, occorre una politica d'ascolto. Molto io ho provato a realizzare, ho creato un modello. Pensate che l'ambito territoriale di Cerignola, le politiche sociali che riguardano Cerignola e i 5 reali siti, quindi parliamo di un territorio di 100.000 abitanti, quindi una fetta importante della nostra provincia, è diventato modello da imitare. Ci sono stati parecchi comuni anche diciamo al di fuori della nostra provincia che sono venuti a Cerignola a confrontarsi con me su quelle che erano le politiche del welfare messe in campo. Ecco, io immagino una capitanata che imiti il modello Cerignola per quanto riguarda le politiche sociali, e senza ombra di dubbio io credo che negli ultimi anni l'ambito territoriale di Cerignola sia stato uno tra i primi in Puglia. Quindi ti avvarrai anche di quelle tue progettualità del passato, tipo il progetto La Strada per il recupero della legalità e tant'altro, visto che comunque, come detto, sei stato tanto impegnato nel sociale. Certo, il progetto La Strada ha riguardato l'antimafia sociale, siamo stati il comune capofila che ha visto all'interno, diciamo, del proprio team altre 4 cooperative, un finanziamento di 500.000 euro, siamo stati tra i pochi comuni in Puglia a guidare un percorso di questo tipo. Io ritengo che le politiche sociali si facciano per strada. E aggiungo, secondo me la politica si fa per strada, le decisioni si prendono nei luoghi deputati a prendere le decisioni. Però se manca l'ascolto rispetto a quelle che sono le problematiche dei cittadini, diventa difficile poi decidere in base a quelle che sono le risoluzioni che un territorio merita. A Manfredonia ci sta un tuo comitato elettorale assieme alla candidata sipontina Lucia Trigiani. Come nasce questo tandem che ha fatto parlare molto nei giorni scorsi? Questo tandem nasce dalla voglia di mettere insieme un territorio, visto che c'è una legge elettorale che ci permette di poter far sì che il cittadino possa esprimere la doppia preferenza, e quindi diciamo un uomo può votare un uomo e una donna. Noi abbiamo ritenuto che era il caso di mettere in pratica quello che poi si decide all'interno dei luoghi deputati, e quindi Manfredonia e Cerignola con 2 candidati. Io ritengo Lucia Trigiani una candidata valida, lo ha dimostrato durante la sua attività di consigliere comunale, una donna determinata, e siccome le donne vengono relegate sempre in ruoli, diciamo, di non decisionali, noi affrontiamo questa battaglia insieme, una battaglia di territorio, una battaglia di cambiamento rispetto a chi ci ha rappresentato, e lo facciamo, diciamo, realmente cercando di fare nostra quella che è una legge elettorale che prevede un uomo e una donna insieme a difendere il proprio territorio. Hai un sostegno molto importante a Manfredonia, che è quello di Angelo Riccardi. Io ritengo Angelo Riccardi, prima che un amico, lo ritengo un amministratore valido, capace e competente soprattutto. Oggi come oggi trovare la competenza in un amministratore non è facile, perché spesso si ha consenso ma poi dopo, diciamo, si dimostra di non essere competenti. Angelo Riccardi è una risorsa per il nostro territorio, è una risorsa per la città di Manfredonia, e insieme abbiamo ritenuto che lui non potesse rimanere in disparte. Quindi Angelo ha assunto un ruolo da protagonista, ha assunto un ruolo di guida rispetto ad un percorso politico che, come dicevo prima, deve necessariamente invertire la rotta. Io ritengo che Manfredonia ha la possibilità di votare Angelo Riccardi, ha la possibilità di riscattare Angelo Riccardi, e la ha dando sostegno a quella che è la proposta politica che vede in me e Lucia Trigiani rappresentarla in pieno. Ecco perché io sono onorato di avere il sostegno dell'ex sindaco Riccardi. Il curriculum di Angelo Riccardi parla chiaro, le opere di Angelo Riccardi
Gagliardi parlano chiaro, io ritengo che questa, soprattutto a Manfredonia, sia la sfida di Angelo Riccardi e io sento tutta la responsabilità di poterlo rappresentare soprattutto nel territorio di Manfredonia. Benissimo, chiudiamo questa bella intervista con Rino Pezzano. Carta canta, questo è il tuo slogan. Puoi spiegarlo un po' ai nostri telespettatori? Carta canta per me è un modello. Lo dicevo prima, spesso si raccontano delle cose in campagna elettorale e un minuto dopo si dimenticano, diciamo, durante il proprio percorso amministrativo. Io ho dimostrato nella mia comunità di essere capace di realizzare quel percorso che ho immaginato in campagna elettorale. Le opere nella mia comunità sono sotto gli occhi di tutti, le politiche di inclusione sono sotto gli occhi di tutti, allora ritengo di essere un amministratore credibile, quindi carta canta vuol dire che quello che si dice in campagna elettorale poi si realizza una volta essere stati eletti. Rino, hai fatto parte nel passato del Partito Democratico, poi sei uscito anche perché probabilmente quando si esce da una casa è perché non si condividono più determinati progetti. Oggi fai parte come candidato di una lista civica che sostiene il presidente Emiliano. Come la vivi questa tua situazione di politico senza un partito diciamo importante o comunque tradizionale di riferimento? Io sono uscito dal partito, io sono stato tra i fondatori del Partito Democratico, eletto nell'Assemblea Nazionale del 2007 che vedeva Walter Veltroni, segretario nazionale del Partito Democratico. Nel 2013, appena terminato il percorso che mi vedeva consigliere provinciale, ho abbandonato il Partito Democratico perché ho ritenuto il Partito Democratico non democratico. In effetti il tempo mi ha dato ragione, perché dopo di me molti hanno abbandonato il Partito Democratico, perché evidentemente il Partito Democratico non è più il partito che noi abbiamo immaginato nel 2007. E dal 2013 ho cominciato questo percorso di attenzione nei confronti del territorio e di responsabilità e quindi lealtà nei confronti dei cittadini. Ho sposato progetti civici a livello locale, politicamente, ideologicamente sono stato sempre vicino a quelli che sono, diciamo, gli ideali del centrosinistra e oggi mi rendo conto che il Presidente della Regione, nonostante gli errori commessi, abbia bisogno di una mano. La Regione Puglia ha bisogno di una mano, ha bisogno di una mano rispetto all'avanzata leghista, proprio, diciamo, verso il Sud Italia, e a questo punto mi sono ritenuto, diciamo, tra virgolette, in dovere di accettare questa sfida. Io tengo molto alla mia provincia, tengo molto alla mia regione. Immaginare un governo a trazione leghista secondo me sarebbe una disfatta per la nostra comunità. Ecco perché sostengo Michele Emiliano, lo sostengo per coerenza all'interno di una lista civica, perché del Partito Democratico non ho condiviso più niente e secondo me oggi ci sono tutte le condizioni per far sì che Michele Emiliano venga rieletto presidente di questa regione, ma io dico, una volta rieletto bisogna cambiare marcia con degli amministratori capaci, con degli amministratori rappresentativi del nostro territorio e soprattutto con degli amministratori che provino a dare una marcia in più alla nostra capitale. Per concludere, ci sono condizioni perché Rino Pezzano vada a assumere il ruolo di consigliere regionale? La parola è in mano ai cittadini della provincia di Foggia. Io ritengo che ci siano tutti i presupposti, sia perché parliamo di una proposta credibile, sia perché ho dei sostegni importanti, ma io dico soprattutto perché la nostra provincia ha voglia di cambiare.
All'interno della nostra lista c'è una competizione che sicuramente vedrà emergere le qualità di ciascuno di noi. Io sto riscontrando parecchio affetto, parecchio sostegno da parte delle persone che sto incontrando, diciamo, in questi giorni, e mi sono convinto del fatto che quando uno amministra bene, poi dopo il risultato sul campo può ottenerlo. La spinta c'è, io sono convinto che possiamo rappresentare al meglio la nostra regione e Rino Pezzano possa essere eletto consigliere regionale. Benissimo, tanti auguri a Rino Pezzano con Emiliano e la lista, in tandem con Lucia Trigiani, cittadina di Manfredonia. Quindi ringraziamo coloro che sono stati attenti, ovviamente ringraziamo Rino Pezzano per questo suo intervento, rinnoviamo in bocca al lupo e... Viva il lupo e grazie a voi. E salutiamo tutti i nostri telespettatori, oltre al nostro cortese ospite.